Growler City! Io sono Matt della Tana dell'Orso! Oh oh! Ed oggi vi ho portati al circo! Oh oh! Vi piace il circo? Anche a me! Sì! Qual è il vostro numero preferito? Oh, bene! A me piacciono tanto i salti acrobatici! Oh! E oggi abbiamo una grande sorpresa per voi! Io e Rick! Quindi, avete il biglietto? Oh, bene! Allora, andiamo tutti insieme alla Tana dell'Orso per un tutorial sul circo! Ma prima... sigla! Oh! Eccoci alla Tana dell'Orso! Cosa ci farai fare, Rick? Oggi vi farò fare un tappeto balan! Ma davvero? Volevo dire... bascula! Allora, cosa sarebbe? Praticamente è un trampolino che usano gli acrobati per fare le loro acrobazie, ecco. Il primo acrobata salta sopra il trampolino e dall'altra parte l'altro acrobata salta. E che cosa ci serve? Sì, allora andiamo ai materiali. Ci serviranno delle forbici, della colla e in alternativa dello scotch. Ci servirà un cartoncino, una matita e direi che siamo a posto. Possiamo cominciare! Allora, tutorial! Ok, andiamo a prendere un cartoncino e noi per comodità abbiamo messo un foglio quadrettato dove ogni quadretto è grande un centimetro. E andiamo a disegnare il nostro trampolino di lancio. Quindi, per prima cosa, diamo un po' di misure. Per fare questo trampolino andremo a disegnare prima un segmento di 3 cm e lo facciamo lungo, vediamo, 21 cm. Ok, più o meno. Voilà. Questa è una misura indicativa perché si possono fare trampolini di ogni dimensione. Abbiamo 21 diviso 3 fa 7, quindi andiamo a prendere 7 cm e marchiamo 2 cm e 3 cm. Chi vuole fare un trampolino più alto andrà a 3 cm, chi lo vuole fare un po' più basso andrà a 2 cm. Io lo faccio a 3. Ok. E poi vado a congiungermi con la parte inferiore. Facciamo lo stesso anche di qua, andiamo a 3 e andiamo a 3 anche. Aspetta, non allunghi, ecco. Voilà. E così abbiamo creato il nostro trampolino. Adesso prendiamo le forbici e andiamo a ritagliare. Voilà. Ok, adesso ci basterà piegare sulla linea lunga appena disegnata il nostro foglio in questa maniera. Ed ecco qua il nostro trampolino di lancio.
Una volta che ci sarà qui un personaggio, schiacciando così, il personaggio potrà saltare. Adesso andiamo a disegnare un personaggio sul nostro foglio. Come misura possiamo prendere, vediamo, la testa da 1 centimetro, le braccia, facciamo un po' di collo, le braccia 2 centimetri, così, e poi andiamo a creare 2 gambette, così, facciamo un po' più alto, così, esatto, e gli lasciamo un quadratino per poi dopo fissarlo alla base, e la base la possiamo fare tranquillamente una base tonda. Allora andiamo a ritagliare. Come misura e come altezza qui abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 5 centimetri, ma potevamo farlo anche più piccolo. Questo è già un po' grande, ecco. Forse potevamo farlo un po' più piccolino, vediamo comunque adesso se salta, eh. Puoi toglierla su? No. Ok, l'omino l'abbiamo ritagliato. Abbiamo lasciato dei piccoli piedini in fondo per incollarlo alla sua base. Questo cerchio l'abbiamo fatto di 4 cm più o meno. Ok, adesso andiamo a mettere un po' di colla sotto i piedini e lo andiamo a fissare alla base. Voilà, come per magia, una volta che l'omino sarà fissato sulla sua base, lo possiamo mettere sul trampolino. Quindi schiacciando forte da questa parte, l'omino salterà e, se avrete fortuna, cadrà di nuovo in piedi. Se volete rinforzare la parte sotto del vostro trampolino, vi basterà tagliare un segmento. Adesso io l'ho fatto di 6 cm per 2, ma può anche essere fatto grandicello. Sto piegando 1 centimetro adesso, metto la colla là, e poi andiamo a fissare così, esatto, fissare così, e il trampolino sarà un po' più stabile, ecco. Perché se noi non avevamo questo, le alette potevano anche aprirsi, ecco. Quindi questo è un trampolino, però si possono fare anche altri trampolini, per esempio trampolini più lunghi, oppure trampolini più inclinati. Vedete? Questo è un po' più alto, ok? E poi si possono fare anche trampolini più stretti. Ecco. L'importante è che abbia questa forma un po' a bara, ecco. E voilà! Come è venuto il vostro progetto? Adesso non vi resta che colorarlo! Esatto! Allora, il nostro personaggio ha una bella maglietta bianca e rossa, e poi l'abbiamo fatto con dei bei baffetti, proprio come me. Io ho fatto un trampolino giallo e rosso che farà fare dei salti incredibili! Spero proprio di sì! Allora,
Non ci e resta. Adesso ci divertiamo. Voilà, mettiamo il nostro personaggio. E uno, e due, e... Grow! Sì! È atterrato in piedi! Voilà. Oh, cibecchio, che salto! Allora, adesso non ci resta che salutarci, ma prima l'ultima sorpresa, ovvero... il numero? Il circo di carta! E dove ce l'abbiamo il circo? Vedrete. Eccolo qua. Questo è il nostro circo! E adesso spegnete i cellulari e godetevi lo spettacolo. Growl! Buongiorno signore e signori e benvenuti a questo grande spettacolo di circo. Quest'oggi per voi ci sarà un gruppo di saltimbanchi formato da Gina, Alberto e Dimitri. E ora facciamogli un bel applauso e chiamiamoli sul palcoscenico. Olè! Vediamo subito arrivare Dimitri! Che sale sulla posizione più alta della scaletta! Ed ecco arrivare Alberto! E ultimo! Arriva Gina! Adesso è il grande numero, e uno, e due, e ah! Allora fate un grande applauso ai nostri artisti e alla prossima! Growl Orsetti! Oh, spero proprio vi sia piaciuto questo tutorial! Oh, ma allora, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e anche iscrivetevi al canale. Se poi volete potete mandarci le vostre fotografie dei lavori che avete costruito. E non fermatevi solo ai acrobati. Potete anche fare delle altre vostre creazioni. Volete vedere delle altre nostre esperimenti? Guardate, eccoli là. Ci sono tantissimi personaggi. C'è Dragon Ball e laggiù c'è anche un ragnetto. Poi abbiamo uno sciatore, ma ci sono anche dei clown, dei belli clown. Poi ci sono elicotteri e anche dei conigli che vanno sulle carote, come su dei snowboard. Allora, alla prossima puntata! A presto!